Oggi Mia Novelli è arrivato, è venuto a trovarci Jacopo Jake Sarno. Jacopo Jake. Ciao Giorgio. Ciao Jacopo, siediti qui. Ciao. Ciao ma ragazzi. Guarda qui, ma che piacere averti con noi. Tutto bene? Piacere tutto mio. Bene? Sì, sì, benissimo. È un po' un High School Musical questa nostra. Ti presento, fatto detto a caso, ti presento gli amici e le amiche del Sarpi e del Falcone. Come ti trovi in questa poltrona? Tu che sei abituato a canti, balli, reciti, fai di tutto, oggi sei anche ospite. E mi fa molto piacere. Ti fanno anche noi, sì. Per noi è reciproca la cosa. Loro però hanno preparato anche una social car per te, in particolare Francesco, Said, l'esperto di Nibelungi, se vuoi, la mitologia nibelunga la sa tutta, Benedetta e Camilla, ti hanno preparato, fate vedere chi sono, la Said, eccoli qua, tutti loro, proprio questi, potete vedere, manca, chi manca? Camilla, ah, Camilla là, ciao Camilla, ciao, yeah, hey bro, yeah, ciao, ciao Camilla, bro. Ciao Camilla, la social car per te, la vediamo assieme, vai di social car, vai. Jacopo Jake Sarno nasce nel 1989 e fin da bambino si dimostra un polistrumentista provetto. Ha sempre la testa fra le nuvole, ma è ben piantato a terra quando si tratta di essere fotogenico negli scatti con la bisnonna. Debutta presto nel mondo dello spettacolo ed è uno dei pochi a poter dire di aver distrutto una macchina insieme a Fantozzi. Si laurea in filosofia e da buon filosofo calca i palchi di Hollywood e partecipa a diverse serie Disney. Insegna boldi segreti per un buon cinepanettone e soffia a Chris Evans il posto di Captain America. Pubblica due album e fonda una band. Uscito da un difficile periodo di dipendenza da alcol e slot machine, intraprende la carriera da modello, anche se a causa della sua passione per le uova è obbligato a coprire i suoi addominali d'acciaio. Il nostro Jake è cavaliere, re e secondo alcuni addirittura regina del teatro. Grazie al suo infallibile appeal, ha rubato il cuore di una bella bionda. Dopo un breve periodo da skater, ha capito che il suo habitat naturale è l'acqua e si è dedicato al surf a tal punto che Poseidone gli ha ceduto il titolo di Dio delle onde. Jacopo, ti è piaciuta questa social card? Ti sei ritrovato? Bellissima, meravigliosa. Perciò non stavi recitando, ridevi seriamente, cioè ridevi seriamente, sì. Un po' un ossimoro, però ridevi di gusto. Di gran gusto. Di gran gusto, complimenti. Ride bene chi ride di gusto, no? Giustamente, è ovvio, ma hai fatto un sacco di cose. Allora, vogliamo nominarne qualcuna, ad esempio. Hai fatto Zacche Cody, giusto? Hai fatto, diciamo, hai partecipato, sei stato attore, in quante puntate? Ma una puntata, e lì funziona in modo diverso rispetto a qui in Italia. Qui noi facciamo almeno tante serie fatte da Mediaset a Disney, per esempio quelli dell'intervallo si giravano due puntate al giorno e le serie erano piuttosto lunghe, ma erano puntate molto brevi. Negli Stati Uniti invece, almeno in Zacche Cody, c'era una modalità diversa. Si faceva un allestimento come se fosse teatrale e ogni puntata richiedeva settimane di lavorazione, perché si facevano le prove. Durante... Cioè, meno improvvisazione, proprio tutto schematizzato. Tutto schematizzato con un processo creativo molto particolare, perché gli autori cambiavano il copione a seconda delle prove, a seconda anche le battute cambiavano durante i giorni, fino a fissare la definitiva. E poi cosa succedeva? Il set era strutturato a ferro di cavallo, c'era il set centrale con davanti degli spalti. Io li avevo visti il primo giorno, ho detto ma chissà come mai questi spalti con degli schermi, dei microfoni sopra. E l'ultimo giorno la puntata si girava in un giorno solo, c'era il pubblico seduto sugli spalti con i microfoni che registrano le risate che sono vere. Sono vere. E tu allora, mentre reciti le senti. Non come le nostre sono finte, potrebbe essere. Eccola. Questa era la metà, poi c'era quella vera. Quella vera, c'era anche quella vera.
Perciò era proprio una rappresentazione teatrale, quasi... Esattamente come in teatro, tant'è che... Quindi c'era il set principale che era il ponte di comando e prima, quando era il Grand Hotel, era lo stesso luogo. Si girano le varie scene con le classiche sedie da Hollywood che vengono chiuse, si spostano le macchine da presa, si sposta tutta la troupe e si va nella parte successiva del set e... Quindi dagli spalti si vede il ponte di comando e negli schermi si vede invece un premontato delle 4, 5, 6 camere, adesso non ricordo, di quello che viene ripreso. Ovviamente tu senti la risata, devi aspettare che finisca per dire la battuta. Per dire la battuta, perciò è un'interazione col pubblico, perciò se ti emozioni non è che c'è anche un sacco di gente. Può no, anche... il fatto è che è live, se sbagli qualcosa, a meno che non sia qualcosa di catastrofico, si va avanti, si va avanti. On, tant'è che io... iniziavo la mia prima scena suonando una canzone, cantando chitarra e voce, facevo il musicista di strada, poi vabbè, nella storia London si prende una cotta per me e viceversa. E io a un certo punto, mentre canto sta canzone, faccio proprio, sai l'accordo sbagliato, tasto fail, accordo sbagliato. Insomma, la puntata è stata doppiata poi in tutte le lingue del mondo e il mio accordo sbagliato è lì. Io ogni volta sento solo quello. Anche in Norvegia c'è il tuo accordo sbagliato. Solo quello. Non posso rivederla perché risento solo quell'accordo sbagliato. Tra poco parleremo anche delle altre produzioni, quelle dell'intervallo che hai nominato e altre. Però parliamo invece dello Jacopo ragazzino. Quanti anni hai tu adesso? 30, perciò sei un eterno ragazzino, però ormai ne hai 30. E quando invece avevi la loro età, che tipo eri? Eri già uno che spiccava tra gli altri, volevi fare l'attore oppure com'eri? Ma io sono sempre stato un po' non ho mai fatto parte del gruppo dei fighi della scuola, sono sempre stato un po' quello che stava... non per conto suo, ma che si faceva certi amici, passava dei pomeriggi a suonare... No, io sono sempre stato fissato con la musica e con queste cose qui. E come ti è arrivata questa passione per la musica? Da chi? Dai tuoi genitori? Io avevo una tata, che era una ragazza alla pari, che viveva a casa con me e mia madre, che mi ha cresciuto, da 0 a 5 anni. E all'inizio c'erano lei e sua sorella, e studiavano entrambe al conservatorio. Come si chiama questa tata? Paola, io la chiamavo Papau. Papau. Tata Papau. Che è sempre sembra un cibo indonesiano. Esatto. Tata Papau. Mangiare un po' di tata Papau. No, una persona che porto nel cuore veramente fortemente. Una seconda mamma, perché se ti ha cresciuto. Sì, e lei e sua sorella, che studiavano al conservatorio, una al violino e l'altra l'oboe, passavano la giornata a suonare e a studiare. Che anche l'oboe, cioè non è una cosa proprio di quelle... E quindi io per imitazione pigliavo o il pianoforte o un altro strumento e stavo lì di fianco, anch'io facevo i miei esercizi. Come te la cavi col flauto traverso? Malissimo. Malissimo, perché sennò Camilla può darti ripetizione che lei è esperta, 8 anni di conservatorio di flauto traverso. Ah, però. C'è gente di un certo livello anche qui. E perciò è venuta questa passione per cantare. La passione è nata lì. Poi io mi sono iscritto, avevo proprio sotto casa una scuola di metodo Yamaha, che è diverso dal conservatorio. Che non è la moto, ma è tipo il pianoforte Yamaha, no? Sì, però tanto l'azienda è la stessa. Sempre la stessa, fanno sempre tutte... Se vai all'ESMO, hanno una grandissima sede dove tu entri e hai un pianoforte, un violino, una moto, un motore per barca e dici forse inizio ad essere un po' confuso. Esatto, cosa suonano qua? Perciò la Yamaha, la stessa metodo Yamaha, hai imparato quello. Sì, metodo Yamaha, tu considera che per iniziare a studiare composizione, e Camilla lo saprà, ci vogliono prima anni devi aver fatto teoria e solfeggio, devi aver fatto armonia, devi esserti diplomato in uno strumento, insomma ci vogliono diversi anni prima di arrivare alla composizione. Perciò non è, diciamo, una cosa improvvisata, è tanta preparazione, tanta fatica, tanto studio. C'è tutto un percorso, tutto un da percorso. Fare. Corsi Yamaha di composizione partono dai 4 anni, è chiaro che uno non può essersi diplomato in strumento o avendo anche pianoforte complementare, tutto quello che occorre per diventare un compositore. Inizi già
a giocare con le note con un metodo giapponese completamente diverso. Cioè fanno i motori per le barche, le moto, i violini, il pianoforte e anche un metodo per la musica. Metodo per la musica che a me è piaciuto moltissimo e che ha un approccio diverso, secondo me, nel senso che parte dall'ascolto, dall'utilizzo creativo dello strumento, iniziando a suonare da subito. E poi si studia la teoria. Non posso chiedere al mio fonico, a Mattia. Mattia, tu che sei il nostro musicista, tu sei esperto del metodo Yamaha? Dei motoscafi. Broom. No, lo conoscevi o non lo conoscevi? Assolutamente no. Ma dai, pensavo di essere io l'ignorante. Per fortuna ignoro, no, però ignorare, faccio non sapere, non volevo essere. Un po', chi conosceva il metodo Yamaha? Tu lo conoscevi? No, scusa, diamo il microfono a Tagiuzzi. Zoe. No, come ti chiami tu? Zoe. Zoe, già Zoe è già un nome. Come fai a conoscermi? Lo pratichi? Perché sì, ho cominciato anch'io a suonare il pianoforte a 4 anni con questo metodo. Ma dai, e dopo sì. Quando l'hai distrutto? A che età l'hai distrutto? No, lo suono ancora. Lo suoni ancora? Sì. Funziona il metodo Yamaha allora? Sì, hai fatto un po' di pubblicità per il metodo. Tu lo sapevi Paolo? No. Vedi, abbiamo parlato qualcosa. Zoe lo sapeva invece. Abbiamo qualcosa di nuovo, grazie Zoe. E perciò hai imparato la musica, hai fatto che questo. Che non va a discapito della teoria, ovviamente. Non è diciamolo. Che non si studia la teoria. Guai, perché qua sono i professori, guai. Però si parte dalla passione, dallo strumento e dalla creatività, perché i bambini giocano. E come ti è capitato invece poi di diventare una persona famosa, cioè di entrare nello star system, pure nello star system, prima italiano, poi anche internazionale? Come capita? Cioè, come capita? Una persona famosa è una parola grossa. Per noi, sei qui, quando no, sei qui, è come il muro del pianto, qua noi siamo tutti un po' famosi. Era molto probabile, se eri un bambino milanese nei primi anni 90, che tu fossi iscritto a un'agenzia per pubblicità e che tu andassi a fare i casting per le pubblicità, perché il mercato della pubblicità era tutto qua. E quindi anch'io, come tanti bambini... Chi ti ha iscritto? Mi ha iscritto mia madre, ma così, perché tutte le sue amiche lo facevano. Quando fa lo scout, tuo figlio, no, va a fare il modello. Ma tu scherzi, guarda che pagavano tantissimo, tu immagina, mia madre che avvocato, studiava per diventare avvocato. Mi perché ti ha avuto molto giovane, ti ha avuto? Mi ha avuto, beh sì, doveva passare l'esame di procuratore. Certo. Insomma un po'. Quindi, caspita, posso guadagnare qualcosa, compro un paio di sneakers con quei soldi lì. Che poi sono soldi che i soldi poi guadagnati fino ai miei 18 anni... io ho avuto la fortuna che mia madre, ovviamente con me che nel frattempo crescevo, prima li ha messi via e poi li abbiamo investiti in una casa, per cui... Aspetta, avete la casa di proprietà? Ho la casa. Hai la casa di proprietà? Ho la casa. Sei mai partito allora? Paolo ha la casa, tra l'altro. Bene. Bene, che... Quando mi vedi i suoceri, i genitori, va. So, dillo a qualche ragazza. Alla casa, adesso vai. E poi le spese condominiali sono. Costano anche queste. Perciò ti hai iscritto in questa agenzia e tu poi come hai preso il... No, io mi divertivo un sacco, nel senso che io ero proprio a mio agio, mi piaceva recitare, mi piaceva l'ambiente, era un passatempo molto più divertente per me che giocare a pallone in cui ero negato. Non sei solo. Motivo sei per cui non ero il figo della scuola. Della scuola. Io a calcio non ho mai segnato un gol. No, non giocavi, ad esempio, nel Tribulina, e terzino tra l'altro del Tribulina. Ma è vero che hai fatto una foto insieme a Luca Ward, perché ti piacerebbe diventare il Luca Ward degli anni 2020 in poi? Intanto devi sapere che Luca Ward è praticamente Highlander, quindi non potrai mai diventare Luca Ward. Esatto, moriremo prima noi di lui, perché poi ha la voce da Luca Ward. No, io ho fatto una tournée di 2 anni e mezzo con Luca. Sì. E che, siamo tipo, molto che tipo di amici. Persona è? Ma lui è una persona straordinaria. Eccoli, li vedo nella foto. Loro Eccoli tre, qua. I tre padri di Mamma Mia, tournée che, di 2 anni e mezzo che ha fatto un record pazzesco di pubblico. Io sono felice. Sempre sold out, Sempre questa... sold out. È vero. Come mai visto con le paillette? Ho visto anche con le paillette. E coi tacchi, ho imparato a camminare sui tacchi. No, Luca è un grande attore, prima di tutto, è un grandissimo doppiatore.
Lui, il gladiatore l'ha fatto lui? Era lui è il gladiatore. È il gladiatore. No, lui è proprio il gladiatore. È lui proprio, anche lo faceva perché sentiva dentro. Ma guarda che quando gli scrivo su WhatsApp ogni volta sorrido perché lui come immagine di WhatsApp ha l'elmo del gladiatore. L'elmo del gladiatore, sì, sì, è entrato nella parte in maniera... Più di Russell Crowe che ho visto adesso, Russell Crowe non sembra neanche Russell Crowe perché sembra un barile proprio, un po' diventato un po' grosso. Ma Russell Crowe non è di Ostia, Luca sì. Ah, invece di Luca, se tiene. E invece quelli dell'intervallo, che è un'altra trasmissione che ti ha caratterizzato molto, che per quelli cui dell'intervallo, conosciuto. Ma quelli dell'intervallo è stata una trasmissione di anche lì di successo clamoroso per i teenager, nella quale io sono quando entrato, quando hai detto che arrivi tu mia figlia ha cantato com'è la canzone di quelli dell'intervallo? Siamo quelli, ecco, siamo. Questa cosa qua ha cantato questa cosa qui. Io sono entrato non alla prima serie, sono entrato dopo. Dopo l'intervallo? Dopo entrato. L'intervallo, al terzo tempo. Perché hanno praticamente dall'America cercavano un... Era il periodo, era appena uscito High School Musical 1, c'erano un po' di progetti musicali che arrivavano dall'America e hanno deciso di scegliere dei talent dai vari paesi. Però ne avrebbero selezionati pochi e io sono stato il primo non americano a firmare con Walt Disney Records, quindi a Los Angeles, con l'etichetta americana. E faceva parte di tutto un progetto discografico e non solo, quindi c'erano firmato il contratto, io non potevo fare nient'altro perché ero ovviamente in esclusiva con loro e rappresentavo a 360 gradi ero il cavallo di battaglia quindi mi hanno inserito in quelli dell'intervallo, un po' dappertutto, Zack e Cody, dove c'era posto mettevi in tutte le varie produzioni, perché tutto era in funzione della musica, perché poi sarebbe uscito l'album 1989. C'è questa cosa dei ragazzi Disney, però non so, quella che faceva Anna Montana, come si chiama, chi faceva Miley, Montana? Miley Cyrus. Miley Cyrus, beh, Anna Montana era proprio quando la Montana era ancora bassa, ma è stato, nel senso, ci sono un po', quando diventano grandi fanno appunto tipo Miley Cyrus, cambiano un po', alcuni si lasciano andare, alcuni non rispecchiano più quel personaggio pulito, no? Beh, non è facilissimo avere un... Io ho iniziato a lavorare in TV da piccolissimo e diciamo che io come data zero faccio riferimento alla serie che avevo fatto con Gerry Scotti ed Elia Scala. E quindi io ho come punto di riferimento primo Delia Scala, che mi ha insegnato prima di tutto il rigore sul set, ad essere puntuale. Personalità, queste cose che non è solo vai lì, reciti, ti faccio lo stupido e poi vado a casa, ma c'è un sacco di lavoro. C'è un mestiere, e bisogna studiare, bisogna prepararsi, bisogna lavorare tanto e bisogna anche essere pronti al momento in cui non ti vorrà più nessuno. Sapendo che un giorno ti vorranno di nuovo. Questo ti voglio chiedere, no, Jacopo, cioè, il rischio tuo non è quello di dover rimanere sempre l'eterno ragazzo, perché pochi crescono, cioè ero quello che faceva quell'intervallo, adesso sono un'altra persona perché cambio ruolo, perché altrimenti devi recitare sempre quella parte, cioè devo fare l'eterno quindicenne anche se poi ho 30 anni. Questa è la cosa più difficile, avere a un certo momento una forte esposizione, perché non mi piace tanto sì, parlare di fama, certo, popolarità, esposizione, sì. Una forte esposizione in cui dove vai qualcuno ti ferma e dice ah, facciamo la foto, mi fai l'autografo, perché ricordo, ancora non certo. C'era l'esplosione dei social, c'erano i primi movimenti di Facebook, c'erano gruppi che mi volevano morto, quindi il mio rapporto con i social è sempre stato un po' d'amore e odio, più odio che amore. Più odio degli altri, questa è una cosa. Però l'odio era quello degli altri, esatto, non è che avessi problemi con nessuno. E la cosa più difficile è quando si esaurisce quel momento di esposizione, perché finisce il contratto, perché investono da un'altra parte, perché non rispetti più quei criteri che vogliono gli altri, magari appunto. O semplicemente perché arrivato a 20 anni sei troppo grande per lavorare in Disney, non lo so, ci sono mille motivi. È quello che voglio dire, per quello che... O fai altre scelte, altri percorsi, io non sto a dire perché è finito il periodo del mio lavoro con Disney, di cui vado... molto fiero, perché è stato... Certo, perché a differenza dei cartoni animati si invecchia, il cartone animato rimane sempre uguale, invece i personaggi di carne e ossa... Ma è normale che dopo 3 anni e mezzo ci sia anche un ricambio
di facce e di cose, mi hanno bombardato tutti i giorni in televisione, avrò anche rotto le balle a un certo punto. E lì è dura gestire questo periodo, questo cambiamento, quando appunto sei esposto e poi magari fai più fatica. Devi poi essere diventi... pronto, devi essere pronto a metterti in discussione, a reinventarti se serve, a fare qualcosa di scioccante se vuoi rimanere sulla cresta dell'onda, e quindi decidi che pur essendo un grande musicista come Miley Cyrus, se vuoi lasciare un segno devi dondolare su una palla, per esempio. Certo, è vero. Non è una cosa da personaggio. Per dire, quello ero io prima, questo sono io. E tu adesso invece come ti comporti su questo aspetto? Io cosa ho fatto? Perché ormai stiamo parlando di un arco temporale di 10 anni. Io prima di tutto ho preso i miei risparmi, quello che avevo guadagnato tra le serie, il film. Hai guadagnato bene, avevi guadagnato? Beh, a un certo punto sì, ho guadagnato bene. Ho preso i soldini che mi ero messo da parte e sono andato a studiare in America. Sono andato alla New York Film Academy, lì ho conosciuto anche, non alla Film Academy ma a New York, stando lì per un po' di tempo e facendo avanti e indietro quando c'era da fare dei lavori qua, ho conosciuto Marcus Milius, che è un bluesman straordinario, un armonicista che fa base a Brooklyn, che ha iniziato, oltre a darmi lezioni di armonica e di blues in generale, ha iniziato a portarmi in giro a suonare con lui nei locali. Ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Perciò possiamo dire che se ti dovessi proiettare in futuro, in avanti, tu ti vedi come musicista o come attore o come uomo in spettacolo o come altro? Allora, come mi ha insegnato Delia Scala, prima di tutto la professione accompagnata al rigore la impari e la applichi alle occasioni che la vita ti mette davanti. Quindi non smetterò di fare l'attore, non smetterò di scrivere canzoni, questo è sicuro. Poi uno si può definire quanto vuole, ma di fatto siamo tutti persone, lavoratori o studenti che cercano di migliorarsi e di trovare nuove occasioni di lavoro anche per pagare le spese condominiali. Che adesso sono care, tra l'altro. Ma invece chiedono sulla parte di filosofia, come mai hai deciso di laurearti in filosofia? Guarda, questo è difficile innanzitutto, è peggio che recitare Zacche Cosa. No, ho fatto il grave errore di essere presuntuoso. E di dire tanto un mestiere ce l'ho, sta andando bene, sono avviato in carriera e quindi posso permettermi di studiare quello che più mi piace, non volendo interrompere gli studi, e mi sono iscritto a filosofia. È stato bellissimo studiare filosofia, laurearmi con una tesi in filosofia politica medievale. Pensavo sui Nibelungi oppure sulla mitologia greca. No, una tesi su Occam. Guglielmo di Occam, il rasoio di Occam. Esatto. Scusate amici del Sarpis, vi date una lezione così. Avete già studiato il rasoio di Occam voi? No. Paolo? Si fa la barba ancora con il rasoio di Occam. No, però bisogna essere pronti, almeno per chi vuole fare questo mestiere deve essere pronto a sapere che ci sono momenti. È come una sinusoide, no? Come l'onda sonora. Sei in alto e poi sei in basso. Adesso come sei messo? Come sei? Sei abbastanza in basso adesso? Cioè, possiamo risalire? Oppure... Ho fatto 2 anni e mezzo di tournée teatrale. Quindi dal punto di vista professionale, come prestigio sicuramente sono in alto. Dal punto di vista dell'esposizione mediatica sono in basso, perché non mi vedi in TV tutti i giorni, non sono... attivo in nessuna fiction. In questo caso è un po' come Bertoldo, che piangeva quando c'era il sole perché diceva poi pioverà, e poi invece rideva quando pioveva perché tra poco c'era il sole. Te è uguale, perché quando sei in tournée sei molto stanco così, però sei al massimo dell'esposizione, ma sai che può arrivare poi quando finisce un momento di down. Adesso invece sei in una fase magari meno esposto, però potresti comunque ripartire, giusto? Ma sai, il teatro è un lusso, poter andare tutti i giorni davanti a un pubblico che risponde, che vibra, lo senti respirare, è una gran fortuna. Poi farlo con grandi professionisti come quelli visti prima... È un progetto a breve oppure non ancora, stai aspettando? Allora, progetto a breve sì, a parte che sto doppiando, sto facendo un po' di cose, ma nel frattempo io ho fondato una società con un mio amico. E cosa fate?
facciamo tante cose. Ovviamente poi una società che è cresciuta nel tempo e che è nata come casa di produzione, è etichetta discografica, è agenzia pubblicitaria e fa una serie di cose, organizza eventi, fa tante cose. Siamo tante persone che ci lavorano. Quanti? Dentro. Ma fai conto che più o meno che orbitano intorno allo studio siamo una ventina. Poi ci sono tutte le maestranze a chiamata e tanti amici che lavorano assieme. E l'ultima cosa, sui tuoi genitori invece, sono entrambi avvocati, giusto? Ho letto, è sì, vero, è giusto? Sono entrambi avvocati. Ma ti hanno supportato, scrivono appunto, sia Benedetta Camilla, Saide e Francesco? Ma ti hanno supportato oppure all'inizio quando volevi fare dico no, guarda, è meglio che fai altro, studia, fai l'avvocato? No, mi hanno sempre supportato, però dandomi la responsabilità di dovermela cavare e quindi di dover sostenere le mie spese, ovviamente fino a un certo punto. Sei figlio unico, sei Jacopo? Sono figlio unico, sei sì. Figlio unico. E stavo dicendo? Che ti hanno supportato, ma sostenere le spese, ti hanno comunque indotto a essere indipendente, si può dire così? Mi hanno indotto a essere indipendente, sì. Cosa che ovviamente in tournée diventa anche difficile perché devi riuscire a dosare quello che guadagni con quello che spendi stando fuori, mangiando a luna di notte. So che una frase che attira molto di solito, l'amore, come si è messi in amore? L'amore bene. Bene? L'amore piacere, bene. Grazie. Perché bene. In tournée ho conosciuto... Vedi qui, senti il respiro del pubblico, finalmente qualcosa che... Chi hai conosciuto in tournée, Jacopo? Ho conosciuto la Benny. Benedetta. Che non è Benedetta che ha preparato, tra l'altro, dove è Benedetta? Sei tu Benedetta, non è questa Benedetta, ma... È Benedetta in arte Rebelle. Rebelle. Che è una cantante straordinaria, scrive canzoni benissimo, però viene da tutt'altro genere rispetto al mio. Tipo lei da dove viene? Se io vengo da influenze un po' più blues, un po' più, diciamo, sì, legate alla musica tradizionale americana. Lei viene dall'EDM, ha fatto dei pezzi con dei DJ importanti che sono andati anche al Tomorrowland, quindi lei stessa è cantante e come l'hai DJ. Conosciuta? In tournée proprio? Era con te in tournée oppure l'hai conosciuta? Sì, perché lei fa una doppia vita, fa la cantante DJ come Rebelle e poi come Benedetta invece fa i musical per pagarsi lo studio di registrazione, per pagarsi le produzioni e lavora... Chi si è dichiarato per primo, tu o lei? Ci siamo trovati immediatamente, ci siamo conosciuti e abbiamo... Colpo di fulmine è stato? Praticamente sì. Sì, posso ben dirlo. Sai, la cosa più bella è anche avere gli stessi interessi, leggere delle cose che interessano entrambi e quindi confrontarsi su libri, su cose che c'entrano con la musica, che non c'entrano con la musica, avere degli obiettivi comuni e conoscere anche i tempi di quando vai in studio di registrazione, magari entri e non sai a che ora uscirai, può essere che tu esca alle 6 di mattina con i capelli dritti in testa. Se si esce stamattina ai baci, Rebbe, devi stare attenta a lei, perché ti potresti scontrare, perché lei è un po' svampita, ogni tanto è già capitato che gente che si baciava dopo la discoteca è stato investito, perciò stai attento, non vorrei mai... Ma con la macchina? No, senza. Ah, ok. Però potrebbe essere un'idea, il prossimo passo potrebbe essere... prendi spunto, come dici tu, microfono. Cosa possiamo fare? Possiamo? La macchina, c'è un'alternativa, ci sono... Giusto, minimo, no. Esatto. Massimo con la bicicletta. Moto, bici, qualsiasi... Se vai su una moto prendi una Yamaha, perché c'è un bel metodo, puoi centrarlo pienamente. Jacopo, ultima cosa che ti chiedo e che chiedono i nostri ragazzi è che consiglio daresti ai giovani che vogliono fare spettacolo? Di avere un piano B? Di trovare, prima di tutto, di trovare la propria passione e studiare tantissimo e poi di non avere mai un occhio malvagio rispetto agli altri, nel senso di guardare gli altri con invidia o di voler percorrere il percorso di qualcun altro o dire al posto suo vorrei esserci io, di trovare la propria strada e non parlare mai male degli altri. Perché alla fine la musica non è una gara. La musica, così come la recitazione, lo spettacolo,
hanno la funzione dell'intrattenimento e del portare emozioni alle persone, e questo si fa solo lavorando di squadra e con un lavoro comune, quindi di collaborare con gli altri e rispettarli. Questo Paolo, visto, è in sintonia con quello che abbiamo detto noi in questa settimana, è più difficile collaborare che essere attivi, giusto Paolo? Perciò hai parlato prima con Jacopo, gli hai fatto la lezione? No? No, mi ha fatto una lezione lui. Ti ha dato lui una lezione a noi. Va bene, ultima cosa proprio, cresce chi impara è il nostro motto, puntini e puntini, noi chiediamo di completare la frase. Cresce chi impara? Ad ascoltare. Ad ascoltare. Grazie mille che noi abbiamo ascoltato, grazie mille a Jacopo Sarno, a Jake. Grazie Jake.